Salve a tutti ragazzi, bentornati su Starfield. Allora, nello scorso episodio i nostri genitori ci hanno lasciato un messaggio che hanno bisogno urgentemente di vederci. Quindi, siamo andati subito qui su Nuova Atlantide e ci dirigiamo nel quartiere residenziale dove si trova la loro abitazione. Così andiamo a vedere di cosa hanno bisogno. Dopodiché procediamo, credo, con le missioni della Constellation. Allora, dunque, Pioneer Tower. Ok, sì, era questa. Mi ricordo il baretto qua. Ascensore. Appartamenti per famiglie. Ok. Allora, questa era la porta, sì. Salve. Dunque, vediamo un po', va. Ah, scusate, aspetta che... vediamo la porta. Non si sa mai. Ecco i miei vecchi. Allora, mi stavate cercando? That Aquila City bank robbery story on SSNN. That was you, right? Of course it was. Oh, I was so proud. My child on the news. I nearly dropped my drink. You were dealing with bank robbers? Ah, perché ragazzi, sapete che è successo? Ho parlato con un tizio della radio praticamente e mi ha chiesto che imprese avevo fatto fino adesso. Gli ho raccontato un po' tutto. In cambio di soldi, ovviamente. E si vede che sta notizia poi si è sparsa su tutta la città. Quindi questi adesso sanno anche le cose rischiose che ho fatto, tipo la rapina alla banca sventata, rapina in banca, esplorazione, fa tutto parte del servizio. Constellation's mandates are broader than I thought. As soon as I saw that story, I talked with Linda. You know Mrs. Ming across the hall, and she didn't believe me. I swear our friends think we're making you up. I almost want you to show up in your finest Constellation outfit at poker night, just so I can show them. Ma mo io mi devo presentare lì per far vedere le cose che ho fatto, ma non penso proprio. Ranger Freestar, posso presentarmi con il mio distintivo da Ranger se vuoi? Ancora meglio, infatti. Wait, you're a Ranger too? I swear. But next time, let us know you got a story coming on. Bene, va bene. Might save your dad from having a heart attack. Ve lo farò sapere, promesso. Do I have news? Grandi notizie, aspetta. Oh, your father has been as anxious as a kid on Christmas. Anyway, so you know about my card game, right? Been playing for years. Parli sempre della tua serata poker, giusto? Anche prima ce l'ha menzionata questa cosa. Do I? Well, I was in the game of my life. Me and another lady, we went all in and then some. So finally I won. I won big, the biggest pot of my life. Ha vinto una partita a poker, che c'è di così strano? No, questa è brutta. Spero tu abbia vinto abbastanza da non aver più bisogno del mio aiuto finanziario. No, gli diciamo, è meraviglioso, dai. I kept my poker face, even if I felt like letting my insides out. But the big kicker is, I won myself a ship. A real starship. It's real, sweetie. We went to the docks and looked at it and everything. Well, there's no way I'll ever fly it. So we had no idea what to do with the damn thing. And then it came to me. You. Ma dai. Oddio, ma mi vogliono veramente regalare una nave? Cioè, la nave che ha vinto questo a poker. Ma io ho già una nave, in effetti, eppure bella potente. Sarei tentato di dire vendila, però la vorrei almeno vedere. Diciamogli, aspetta, è un regalo fantastico, dai. Your expression makes it totally worth it. Al massimo ma rivendo io. All the paperwork's already been taken care of. Keep it, sell it, I don't care what you do with it. I just hope it makes up for all the money you keep sending vedi? Home. Buono, esatto. Con tutti i soldi che vi passo, a posto quindi, dai. Vediamo mamma che dice in aggiunta. Sweetie, I was just thinking of you. You never knew your gran-gran, but she's about the only one like you in my whole family tree. Left home at an early age, well, ran away, really. Became a UC Marine, if you can believe it. Ah, abbiamo una bisnonna nella marina dell'Unione Coloniale. Suppongo che questo abbia a che fare con il biglietto che hai mandato? Ah, it does. Mm. I only met Grandma a few times. Oh, she was fierce. I swear, her eyes almost glowed. Every time I saw her, she'd drill me on math. If I got her questions correct, she'd give me a treat. Once, I got them all right and answered her bonus question. And she smiled. Only time I ever saw her do that. Most formidable woman I have ever met. Beh, sembra che sia stata severa con te, insomma, non gli ha mai sorriso più di tanto. She firmly believed in a solid education. Mm. Well, I was going through storage
And I found her old armor. I think she'd like you to have it. You have that same thing. You're forging your own path, not just letting life toss you this way and that. Cioè, ma pure una corazza mi stanno dando, ma... Allora, aspetta, no, la risposta più carina da dargli è me ne prenderò grande cura. Non saprà mai che la venderemo per qualche spiccio. See that you do. Ok. Oh, enough of this, I don't want to make a scene. You need anything, sweetie? Ma spettacolo, signori. Casco spaziale e tuta spaziale della bisnonna. Allora, basta, fermiamoci qua. Porca miseria, io sono venuto a trovare i miei genitori qui e ci ho rimediato una nuova nave e una corazza della bisnonna. Ma spettacolo. Signori, è stato un piacere, eh. Alla prossima, grazie mille per le cose che mi avete dato. Allora ragazzi, andiamo subito a vedere, sono molto curioso. Dunque, sicuramente l'equipaggiamento che ho io è più buono, perché noi abbiamo certa roba davvero potente adesso, però sono curioso di vedere. Allora, che figo che è, porca miseria, perché lei faceva parte appunto dei Marines. Anche più potente del mio, aspetta un po'. Il mio è epico, ok, però questo è un po' più resistente ai danni, diciamo. Sapete che vi dico? Preferisco questo, perché comunque, sì, abbiamo meno ossigeno, ok, ma siamo un po' più resistenti. Vai, equipaggiato. Ok, mentre tuta spaziale della nonna. Oh, ma che figa, ragazzi. Allora, confrontiamola sempre con la nostra, sì. Più resistenza ai danni fisici, meno a quelli energetici, elettromagnetici. Termica, meno atmosferica, radioattiva e corrosiva. C'ha come cosa capiente. Quella nostra però c'ha, i fucili infliggono il 10% di danni in più. Meno 15 danni da mischia. Più 25 resistenza alla corrosione. Mi sa che la nostra è meglio però, signori, eh. Quella che abbiamo adesso è un po' più forte. Sì, mi sa che la tuta non ce la mettiamo per il momento. Peccato perché era figa, eh. Bella, molto bella. Ok, detto ciò, andiamoci a vedere pure la nave che ci hanno regalato. Quindi, torniamo più o meno lì, allo spazioporto. Quattro navi. Ragazzi, è ora che ne vediamo qualcuna, eh. Sono troppe. La Viking, no, ci sono troppo affezionato, è stata la mia prima nave creata, quindi ce la conserviamo. Questa Razor Leaf direi di venderla a sto punto. E Wonderwell. No, ma che carina che è, ragazzi, dai, è bella come nave. Però fa un po' pena, eh. Cioè, come statistiche, è abbastanza scarsetta, sì. Va bene, allora questa, dai, ce la conserviamo, giusto per valore affettivo. E poi nel caso volessimo crearci un'altra nave da zero, possiamo partire da questa, insomma. Quindi questa qui ce la teniamo. E la Razor Leaf ce la vendiamo per $20,000. Ah, a proposito, mi avete chiesto di far vedere un po' le modifiche che ho fatto, ma semplicemente... fatto molto semplicemente sta cosa qua, sono andato in modifica. C'ha questo scompartimento da due qui. E ce n'ha un altro da 2x2, questo qua, che compongono la parte centrale, insomma. Questo l'ho trasformato in officina e l'ho messo appunto qui. Mentre questo, in realtà, lo possiamo ulteriormente modificare, perché sono le celle, vedete? Cella Stroud 2x2 sulla sinistra. Però premendo spazio, possiamo andargli a dire che può essere una sala di carico, nucleo computer, alloggi, postazioni di combattimento. Postazione di combattimento è figo, eh. Che dite? Facciamo postazione di combattimento, lo proviamo. Poi se non ci piace lo ricambiamo. Tanto le celle non servono, ragazzi, sono inutili completamente. Poi c'è un altro alloggiamento qua che è questo, vedete? Qua, proprio poco prima dell'abitacolo. E questo l'ho trasformato in alloggi, appunto. Giusto perché così c'è la cucina e ci permette di avere anche dell'equipaggio a bordo, insomma. Salutiamo il tizio, arrivederci. Andiamo a vedere com'è la postazione di combattimento. Allora, vai. Something you need? Serve qualcosa? No, no, grazie, Sara. Per il momento tutto a posto. Allora, dov'era? No, qua c'è l'abitacolo. Aspetta, di qua. Ah, ecco qua. Vedete? Spettacolo questa. A parte Barrett che sta affondando nelle sabbie mobili. Molto più carina questa, vedete? Al posto delle celle ci abbiamo messo questo stanzone con i vari computer. C'è anche la console di navigazione. Ci può stare, dai. Armadietti.
E di qua i soliti laboratori, cioè l'officina. Ok, adesso però facciamo una cosa. Proseguiamo con la missione della Constellation, dentro l'ignoto. Quindi selezioniamo la gomma attiva. Sara mi ha chiesto di recarmi sull'Occhio, una stazione spaziale di proprietà Constellation nell'orbita di Jemison. Ah, il pianeta dove siamo adesso. Devo incontrare Vladimir Sull per discutere della ricerca di altri manufatti ai confini dello spazio. Vai. Perfetto. Quindi, stesso pianeta dove siamo. Eccola qua, la stazione spaziale. L'Occhio. Vai, viaggia. Ok. Ci dirigiamo verso la stazione spaziale. Guardate che figa sta nave. Me ne sono completamente innamorato. Allora. Piano. Oddio, 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 frena, frena, frena. Ci sono delle navi vicine, ma sono, penso, innocue. Una è Chimera, Unione Coloniale, Phalan X secondo. Vabbè, navi dell'Unione Coloniale. Noi dobbiamo atterrare su questa stazioncina qui. Li possiamo contattare, proviamo. Ah, l'occhio è aperto. Ok, attracchiamo. Vediamo un po' che cosa dobbiamo fare qua dentro. Hello. Ciao Vasco. Ma spettacolare sta stazione spaziale, signori. No, ma guardate che figa. Bella. Mi piace un botto. Aspetta che ci portiamo Sara appresso però. Perché non ve l'avevo detto, ma siccome ci sono le romance qua, no? Cioè possiamo effettivamente innamorarci di qualcuno e anche sposarci, se non ho capito male. C'è Sara che è disponibile, io penso che possiamo tentare l'approccio, che dite? Non metto piede sull'occhio da secoli, addirittura da secoli. Quanti anni c'hai, scusami per la domanda? Beh, questi sono gratis, esibiamo, ok. Permesso, possiamo? C'è il tipo qua in fondo che ci sta aspettando. Scanning control. Eccoci, Vladimir Sull, siamo arrivati. We got a rook on deck. Good to see Constellation getting some fresh blood. Piacere mio, Vladimir. Fitness? E io pensavo che nessun altro in Constellation facesse palestra. Ah, perché questo c'ha per il fisichetto. Beh, essendo belli robusti anche noi, ci sta questa risposta. Belle braccia. Ah, gotta pass the hours on the Star Station somehow. And the Iron's always been good to me. Just don't challenge him to an arm wrestling competition. Ma lei se braccia mia, Sara. Been down at the lodge to see the artifacts come together. Succede anche a me, mi perdo mentre faccio qualcosa e non so più che ora è. Hopefully you'll be catching Fortune's smile and we'll have some more artifacts to take a closer look at. Happy hunting. Va bene. Ho capito, insomma, questo c'ha un passato da pirata, mi sa, e c'è anche una casetta dove ci ha invitato a passare. Se ci abbiamo tempo su un pianeta. Ok. Vabbè, ha iniziato a leggere, lo lasciamo in pace, giustamente. Carino il laboratorio qua, Va bene, ci ha dato sto tizio praticamente tante indicazioni, indizi su zone dove potremmo trovare altri manufatti. Perché comunque anche lui appunto fa parte di Constellation e da questa stazione spaziale dove sta scansiona, diciamo, tutta la zona per cercare di trovare questi indizi. E poi ci ha parlato di questa Andrea, un'altra ragazza membra di Constellation, che a quanto pare, insomma, non vede un po' da un po' ed è preoccupato. Ci ha detto di andare a controllare. Queste sono le missioni prossime da fare. Flirt, io per te ci sarò sempre, Sara. Look, it's clear that you have feelings for me. It's just... Ci ha sgamato subito. I've never had time for this sort of thing in my life. But thank you for being there and listening. It helped. It really did. Abbiamo forzato un po' troppo e non era ancora pronta per farsi avanti, ma ci arriveremo, Sara, non preoccuparti. Piano piano. Dobbiamo ancora evidentemente fare un po' di conversazioni, aumentare il suo rapporto con noi, diciamo. Ok. Vabbè, basta parlare, signori. Abbiamo parlato pure troppo fino adesso. Scegliamo il nostro prossimo obiettivo. Visto che ce ne abbiamo parecchi, dobbiamo recarci su Piazzi 1 e su Procione 3
in cerca di nuovi manufatti e trovare questa Andrea. È andata anche lei alla ricerca di queste cose, ma non si è più fatta vedere. Piazzi 1, laboratorio di robotica abbandonato. Ok. E saltiamo. Ah, flotta Cremisi, eh. Ma che bello. Un po' di divertimento, finalmente. Allora, vediamo un po'. Questa spappoliamo subito. Oddio. Finiti? Va bene. Come al solito ci acchiappiamo le varie cose. Laboratorio di robotica. Vai a terra. Everything checks out. Landing initiated. Lasciamo solo confetture aliene che ho creato insieme a spezzatino alieno e i trauma pack. Sara ci segue, perfetto. Via. Quella a terra lontano non è un problema. Allora scansioniamo anche qualcosa visto che ci siamo. Vide del cuore invidioso. Cioè, la cosa bella è che ogni pianeta ha le sue piante, è incredibile. Hanno creato un sacco di cose su questi pianeti, cioè di cose specifiche per ogni pianeta. Anche se può sembrare un po' vuoto, però è comunque carino esplorarli. Allora, laboratorio di robotica abbandonato. Ok. Sapete che vi dico? Siccome noi stiamo usando parecchio i fucili adesso, sia questo A99 che quest'arma qui, il pacemaker, che è una versione potenziata del Justifier che ci aveva dato la quest del collettivo Freestar. Però sono entrambi fucili, quindi direi di metterci un punto se possiamo, visto che ce l'abbiamo, su armi, eccolo, e su fucili. Vai. Perfetto. Così facciamo un po' più di danni con queste armi. Ok. It's likely this facility filibustiere pirata. Ah, ecco perché. È stato costruito dentro un cratere sto posto, ci ha detto Sara, infatti. Filibustiere! Beccatevi questo, tiè. Mazza, ragazzi, oh. Abbiamo aperto la faccia. Mina. E è qua. A posto. Robottino. Ok. Mangiamo. Ok. Entrambi cibi, spezzatino e confettura. Guardate quanta resistenza in più ai danni ci abbiamo adesso. Dov'è? Preso. Andiamo a fare questo. Oh, torretta. Ok, allora l'obiettivo è qua dentro. Vai. Struttura scientifica. Vediamo un po'. Che cosa scopriamo? Scienziata morta, poverina. Cuore e rame, lo prendiamo. Come mai è morta sta poraccia qua? Aspetta, scusa, eh. Perdonami, ma un attimo vedete se c'è roba da prendere qui. Armatura? Tutto spaziale da scavo, vabbè. Nulla di che, neanche lo zaino. Lasciamo così. Vai, entriamo qui. C'è un terminale lassù. Non l'ho visto il terminale. Ah, eccolo. Computer. Controllo robot, attiva unità. Ah, ok. Salve. Attenti.
Allora, dobbiamo scendere. Era l'unico modo di disattivarla. Questi si prendono. Oh mio Dio, ma c'è un tipo nel cassonetto qua. Lavoratore. Oh, I wonder how this poor soul ended up this way. Ma infatti. Such a shame. Ma come ha fatto a finire qua sto poraccio? Sara, che ti devo dire? Questi sono criminali. Ah, qui ce ne sono parecchi, eh. Quanto è figo sto fucile. Ci avviciniamo un attimo. Perfetto. Oh, ma stiamo morendo, che cacchio. Qui non c'è niente. Altro scienziato morto, poverino. Cassa scientifica. Cara, dobbiamo andare qua, eh. Electrical. Salve. Well, I'm pleased to see this isn't a dead end. Vicolo cieco? Investighiamo un attimo perché ci sono scienziati morti qua e sento anche un rumore abbastanza brutto. What's the old expression? Ah, yes. Hit the jackpot. Era strelliera ardua, non possiamo aprirla. Mi dispiace, Sara. Ingresso di una grotta, eh. Allora, beh, a sto punto presumo proprio che dobbiamo entrare qua dentro. Sei pronta? Vai. Quella roccia la riconosco, signori. Qui c'è il manufatto. Allora, Kailumite. Questa la prendiamo, ragazzi, perché se non sbaglio vale parecchio sto minerale che c'è attorno ai manufatti. Ripuliamo qua la zona del manufatto. Manufatto Z. Maybe you can get that to point us to the nearest restaurant. Vai. Un'altra bella visione. Ah, perfetto. Ok. Beh, piano piano stiamo prendendo tutti gli artefatti, eh. Siamo sempre più vicini a capire cosa c'è dietro a tutto ciò. Quindi, ok, da questo laboratorio abbiamo ottenuto solo il manufatto. Non abbiamo trovato questa tipa, Andrea. Direi che è stato abbastanza veloce. Possiamo anche farci l'altra di missione al volo. Should we keep exploring through here, or no? Altri scienziati morti qua. Porco. Aspetta. Vedi Sara? Sono cotto di te ormai. Caffetteria. Oh. Vi è qua. Posto. Scusa Sara, ma c'era un barista poco affidabile qua. Allora, detto ciò, si torna alla nave e partiamo per il secondo pianeta, Procione 3. Miniera abbandonata. Vai. Cacciatore di tagli livello 20. Allora, facciamoci fuori questo di livello più basso. Livello 12 qua. Quello di livello 20 lo vorrei abbordare, sinceramente. Se non ce lo ammazzano. Perfetto. Questo livello 18 lo secchiamo. Via qua.
shot at their grab drive. Boom. Perfetto, è rimasto livello 20. Adesso ragazzi, tutta la potenza su armi elettromagnetiche. A noi due, bello. Facciamogli fuori lo scudo. Ok, perfetto. Sistema di puntamento. Inquadriamo i motori. Tiè. Fuori uso. Avete visto quanto sono forti le armi elettromagnetiche di questa nave? Una cosa impressionante. Oh, ma non c'è gravità su sta nave. Come mai? Ma che sta succedendo? Porco. Porca miseria. Grazie Sara, grazie dell'aiuto. Crediti. Questo spara dentro la porta. Perfetto. Mi sta venendo il vomito. Non farlo mai più. Allora spero di essere arrivato alla cabina. Ok. Beh. Chi era il capitano? Tu? No. Questa forse. Carina questa, signori, eh. Non male. Ce la prendiamo. Poi tazza nuova Galactic fluttuante, ce la prendiamo. Dov'era lo scompartimento del capitano? Eccolo. $3000, proiettili, mine, eccetera eccetera. Altri $1400. Vai, prendiamoci tutto. Cioè, ma che si stavano? Ma non capisco come è possibile che manchi la gravità dentro sta nave. Eppure abbiamo solo distrutto i motori noi, eh. Ah, qua c'è altra gente. Aspetta che rimaniamo. Salve. Ora sono finiti, mi sa. Sì. A posto. Armeria. Ho fatto bene entrare qua, ragazzi, eh. Anche se la vedo completamente vuota, sinceramente, però. Vabbè, qui c'era qualcosa. Pistolette, tutta roba che possiamo venderci. Razorback. Ce la prendiamo. Ridiamo potenza alle armi principali. Beh, signori pirati, è stato un piacere salire a bordo della vostra nave. Direi che la rottamiamo adesso, però, eh. Ecco. Oh, dunque. Dove dobbiamo atterrare? Miniera abbandonata. Vai. Pronti per un'altra avventura. Captain, hello. I am satisfied to see that you survived. Allora, abbiamo ancora qualche minuto di protezione con i nostri pasti, quindi rimangiamo più tardi. Freddo estremo, va bene, non è un problema. Ok, dobbiamo andare in quella direzione. Ci sei, Sara? Ok, andiamo. Cannabrina si scansiona. Ok. The mining corp must be extracting something valuable to fund an operation of this size. Non sembra esserci anima viva per il momento. Attenti. Ma la tuta sta esaurendo la sua protezione? Speriamoci a entrare allora. Ok.
È questa. Don't come any closer. Identify yourself. Andrea. No, no, siamo noi, calma. Mi chiamo Nordic, non sono qui per farti del male. You are from Constellation. Esatto. Vladimir said someone might be coming. I'm just glad we found you unharmed, Andresia. Vladimir and I were worried. Andresia si pronuncia, scusate. You are the newest member, yes? Do they often send you to check up on other more senior members? Beh, mi mandano spesso sì, perché io sono più forte alla fine. Sto solo facendo ciò che mi è stato chiesto. Dutifully following orders. I should not be frustrated with you. It is good that you have their trust. Esatto. We waste time. We should complete our mission and then we can talk. Sembra bella potente questa Andresia. Bel caratterino c'ha. Bel vestito pure, sì. Calma però, eh. I promise not to laugh if you need to jump up and down to stay warm. Dunque, quindi l'abbiamo salvata, ok, dove dobbiamo andare? Trova il manufatto. Ah, dobbiamo proseguire in questa grotta, ok. Che si la secca di lei, quindi l'illudiamo. Comunque, se ci fate caso, poi a forza di farle le miniere si ripetono. Ad esempio, questa è una miniera che avevo fatto, diciamo. Cioè, era fatta così più o meno. Anche se il loot è diverso, però le strutture sono spesso le stesse. Perché è diventata invisibile questa, oh? Secchiamo sto spaziante. Arrivederci, eh. Ciao anche a te. Anche a te. Mazza, questo ci ha messo fuoco però. Porco. Facciamo il giro, dai. Andiamo, andiamo. Dove state, porca miseria? Li hanno già seccati? Queste due donne se la cavano, signori. Siamo ben protetti. Qualcun altro qui. Qui c'è qualcosa di interessante, mi sa. Ci addentriamo sempre di più nella caverna. Ciao. Oh, sto adorando questo fucile, signori, quanto mi piace. Aia, però fanno male, aspetta. Ah, rimangiamo, giustamente. Confettura aliena e spezzatino. Ecco qua. Oh, ma c'era un insettaccio qui. Lo scappi, è qua. Where have they gone? Venite, venite, facciamo il giro. Allora, vediamo se da qui ne becchiamo qualcuno. Ma non li vedo più. Ah sì, eccoli. Guarda quanti ce ne sono là sotto. Fatto. Ok. Quello un po' più forte. Attenta, Andresia. Ma questa è invisibile, sta donna, praticamente. A questo gli piombo in faccia adesso, ma scocciato, eh. Vai. Ecco. Fatto vedere come si fa un assalto senza paura. Zaino leggendario. $5,000. Questo si prende, non so a che serve. Proseguiamo di qua. Giusto? Dobbiamo entrare qua dentro? Venite, venite. Forza, forza. Ah, ecco il manufatto. Perfetto. Altri minerali anche ci sono. Vabbè, questo è il rame. Questo è quell'altro che abbiamo fatto sempre prima. Ok, puliamo qua. Dov'è il manufatto? Manufatto Iota.
Vai. You did not respond when I called to you after you pulled out the artifact. Does that mean Barrett's theory and experience were correct? The artifact grants the first person who touches it a vision? Sì, non che io ne abbia capito il senso, in effetti. The fact that it has happened to both you and Barrett is already more than we had before. I think it is important that we discuss what you saw back there. That man. What I had done. Quell'uomo? Ma quello che ha ucciso come... non appena l'abbiamo vista? Vabbè, se sono criminali, scusa, eh? È stata legittima difesa, no? It was, yes. I appreciate that you see it that way. A very practical outlook, not one I find is shared amongst members of Constellation. Io ne uccido a centinaia al giorno di quelli. May I... Allora, qual è il mio background? Beh, lavoravamo per le... per l'Argos Extractor, in effetti. Argos... I have heard of this company. I do not have experience with this profession, but I have my own experience. We both seem to be unusual additions to Constellation. Please, I would ask that you not mention to Vladimir the... This is not the first time that Varun zealots have attempted to corner me. Va bene, va bene. If it is known that this has happened again, well... It has been a while since I was given an assignment on my own. I would not want it to be even longer in the future. Va bene, tranquilla, non diremo nulla. Questa è un po' particolare, sta Andrea, eh? Mom, this means we are in agreement. Thank you. I will finish here and return to New Atlantis when I can. You should go now, as they will be expecting. Perfetto. Allora, lei ci raggiungerà poi dopo alla loggia, penso. Devo ancora fare qualcosa qua. Noi invece ce ne torniamo con Sara. Dove sta Sara? E niente, abbiamo preso un altro manufatto, ragazzi. Due manufatti nel giro di pochissimo tempo. Devo dire che oggi siamo stati molto produttivi. E abbiamo salvato anche a questa, appunto, Andreja. Che erano preoccupati per lei. Va bene, allora... Espositore per armi. Ah, eccoti Sara. Allora, torniamocene alla nave. No, vabbè, raga, ma guardate che arma che ho trovato là sotto. Non me ne ero accorto di averla presa. Evidentemente l'ho fregata a qualcuno e non me ne sono accorto, ma... Praticamente è un fucile Magshare smantellatore con 20% di danni contro i robot. Me lo conservo. Che sembra anche abbastanza buono, vale 25.000 monete, quindi... Secondo me i robot li smantelliamo subito così. Ok, quindi si parte di nuovo e torniamo alla loggia appunto per aggiungere questi manufatti alla collezione. Vai. While we're here, perhaps we should check in with Matteo or Noel. Why? Eccoci qua. È tornata qui Andrea. Ok. No, of course not. We thought you might be hurt. Oh. I then thank you, but it was not necessary. We succeeded. Vabbè, vi siete risalutati, riabbracciati, ok? Adesso posizioniamo i manufatti qui. Tutte e due. Perfetto. Look at you two. I'm jealous. I tried following up on some leads myself, but came back empty-handed. Matteo. They could be anywhere, can't they? Embedded in a rock. Or in the hands of an unsuspecting novelty goods trader? Tre manufatti a zero. I wasn't aware we were competing, but game on. Oh no, don't you two start. We're supposed to be working together, not competing. Scusa, Noel. What's wrong with a little rivalry here and there? I think it pushes us to be at our best. Or causes nothing but arguments. Arguments which then breed distrust. Noel is right, Matteo. Ehi, vabbè, che esagerate, well, mamma mia. Non si può scherzare qua. And then the other. What do you think? A little competition can't be that bad, can it? È carina la competizione, infatti. Io do il meglio di me quando gli altri fanno di tutto per battermi. Exactly. We're all friends here. Why shouldn't we want to bring out the best in each other? The best shouting, you mean? The halls of the lodge echo, you know. I'm siding with Matteo on this one as well.
I find that a little competition. Oh, meno male, Sara è d'accordo con noi. Brava Sara, difendici. To achieve their goals. You know what? I just realized I completely overtook this whole conversation. This should be about you and Andresia celebrating a win for the group. Esatto. I do not mind being asked to join in a debate. It was good to hear everyone's sides. But I do agree that we accomplished something together. Thank you for your help. Ma figurati, è stato un piacere. Sono felice di essere a casa. Yes. So am I. Let me know if you need me. Va bene, va bene. Pulling some interesting data from those new artifacts. Tell the Rook to meet me back on board the station. Allora, il tipo che stava lì nell'occhio in quella stazione, quello che ci ha dato le informazioni per trovare questi manufatti, ci ha appena contattato dicendoci che c'ha altre informazioni. E infatti ci abbiamo da parlare con lui. Parla con Vladimir. Per curiosità, fammi vedere che abilità c'ha questa Andresia. Dove sta? Allora, furtività 4, raggi di particelle, armamenti, energia e furto. Beh, caspita. Questa qui, questa compagna è davvero abile in modalità furtiva. E alla nave, insomma, non è che sia così tanto utile. Sì, aumenta un po' gli armamenti e energia, ma nulla di che. Va bene, vi ringrazio per la visione, come sempre. Vi invito a lasciare un bel like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!